Ciao a tutti e bentornati o benvenuti sul canale. Se vi interessa sapere come sfruttare un vecchio motore di pompa di scarico di lavatrice come questo per smagnetizzare qualsiasi tipo di utensile, segui questo video e scoprirai come si fa. Come prima cosa, dal motore va rimosso l'indotto, in quanto per la nostra applicazione questo non servirà. Servirà invece una lampadina, quelle a filamento ad incandescenza di 40 watt e un relativo portalampada. Un paio di comodi morsetti rapidi di cui vi lascio il link in descrizione se qualcuno fosse interessato dove trovarli ed uno spezzone di cavo. Tutto qui e non serve altro. Per collegare il tutto basta collegare un filo della bobina del motore ad un connettore del morsetto rapido, da cui poi usciremo sempre dallo stesso per collegare un cavo del portalampada, mettendo in questo modo in serie bobina e lampada. Si collega lo spezzone di cavo all'altro morsetto. Ad un interruttore si collega poi l'altro cavo del portalampada in questo modo. E si collega il morsetto rapido all'altro cavo della bobina del motore. Si poteva usare anche un solo morsetto, ma ne ho usati due per il semplice fatto di far comprendere meglio come vanno fatti i collegamenti. E si collega all'interruttore. Posizionata la lampada nel portalampada, il circuito è pronto per smagnetizzare. Vi lascio comunque lo schema semplificativo dei collegamenti. Il motivo per cui va collegata una lampada a filamento da 40 watt serve per offrire un carico assimilabile e puramente resistivo che lavora insieme alla bobina del motore. In pratica la corrente, prima di passare per lo smagnetizzatore, attraversa la lampada facendola accendere e si riduce in questo modo la tensione ai capi della bobina, ed evitando quindi il surriscaldamento e la possibile bruciatura della stessa. Dal momento che appunto è stato tolto l'indotto e quindi interrotto il campo magnetico. Si magnetizza il cacciavite con i vari metodi che avevamo visto nello scorso video. Vi lascio comunque qui in alto il link se ve lo siete perso, andate a vederlo. E per smagnetizzarlo basterà alimentare il circuito. Passando un paio di volte l'utensile sulla parte posteriore in questo modo si andranno a rimescolare le direttrici grazie al campo magnetico alternato che si genera sulla parte superiore della struttura. Il principio che sfrutta questo semplice smagnetizzatore costruito con pezzi di recupero utilizzando un motore di pompa di lavatrice è molto semplice. Infatti, dal momento che lo alimentiamo con tensione di rete alternata di 230 volte, viene a generarsi un campo magnetico alternato. E quindi la variazione periodica a bassa frequenza, in questo caso 50 Hz, della direzione del flusso magnetico ha come effetto quello di eliminare eventuali residui di magnetizzazione. Smagnetizzare può tornare molto utile nel momento che i nostri utensili si ritrovano con accumuli di limatura o altre porcherie varie. E come si può vedere, basta passarli alcune volte sulla superficie e si puliranno alla perfezione.
Anche sulle punte per metallo, in alcuni casi, dopo alcuni utilizzi, si può notare un accumulo di limatura. Ho messo un pezzo di carta semplicemente per impedire alla limatura di rimanere attaccata allo smagnetizzatore. In questo modo sarà più facile rimuoverla. Il ronzio che si sente è una cosa normale ed è dovuto all'alternanza del campo magnetico, che crea delle vibrazioni sul pezzo e queste si avvertono anche sulla mano quando si passa l'utensile sulla superficie, ma non c'è nulla di pericoloso. Se si nota una magnetizzazione residua sull'utensile, questo attrarrà ancora limatura. Basta ripetere il procedimento fin quando la punta sarà completamente smagnetizzata e non attrarrà più limatura. Ed anche per questo video è tutto, e se lo hai trovato di tuo interesse, lascia un like, un commento e condividilo con chi conosci. Iscriviti al canale attivando la campanella delle notifiche su tutte per essere avvertito quando pubblicherò nuovi contenuti. Tutto questo per te è gratuito e per me è di grande aiuto per la crescita del canale e la creazione di nuovi contenuti. Un saluto da Frank, ciao e alla prossima.